Scienza è cultura, non è tecnica, è cultura. L'evoluzione culturale continua ad avere dei rivolgimenti interni. Non solo sono scomparsi oggetti come il colore, i suoni, le forme geometriche, ma provate a immaginare, di avere sotto mano il libro di Copernico del 1543. Copernico ritiene che l'universo sia pieno, sia solido. Ci sono gli orbi cristallini. Quando Copernico vince, cioè nel 600, grazie a Galileo, a Keplero e poi a Newton, gli orbi cristallini vengono eliminati. Cioè proprio l'ontologia, ciò che vi è, viene continuamente rimesso in discussione. La scienza non arriva mai a verità con la V maiuscola, mai, né le cerca. Cerca degli argomenti razionali che siano condivisibili e che siano appoggiati su dati sperimentali. Quando è che abbiamo cominciato a capire queste cose? Abbiamo cominciato a capirle nel 1871, quando Darwin pubblicò il suo libro sull'origine dell'uomo. Ma nella seconda parte del libro Darwin parla della cultura. E vi fa notare una questione per la quale fu criticato molto aspramente e continua ancora oggi a essere criticato. Vi fa notare questo: tutti gli animali hanno un linguaggio, tutti gli animali hanno una cultura, solo che il passaggio dalla cultura di un'ape alla cultura dell'uomo è ampio, ma non c'è un salto. Il passaggio è graduale. E faceva notare cose che tutti sapevano, ma sulle quali non si era ancora meditato abbastanza. Come impariamo noi, esseri umani, il linguaggio parlato, non lo scritto, il parlato? Lo impariamo nell'arco dei primi 24 mesi di vita. Non studiamo sui libri per imparare a parlare. E Darwin faceva la seguente osservazione: noi impariamo a parlare perché il nostro cervello è fatto in modo tale da contenere dei circuiti interni grazie ai quali il cervello da solo impara le prime parole. E poi, dopo i 24 mesi di vita, siamo in grado di costruire quasi infinite frasi, senza averle imparate da nessun libro. Il linguaggio scritto è apparso in una piccola zona del nostro pianeta, la zona compresa tra l'Iran, l'Iraq e il Libano e la Turchia meridionale, 11.000 anni fa. Che cos'era successo? La nostra specie ha circa 150.000 anni di vita. Noi siamo nati in Etiopia, circa 150.000 anni fa, Homo sapiens. Per decine di migliaia di anni Homo sapiens ha viaggiato in piccoli gruppi, 40-50 persone, i giovani robusti che vanno a caccia, le donne, i bambini e i vecchi che seguono, ma senza mai fermarsi. Poi, circa 30.000 anni fa, ci fu un cambiamento climatico enorme, una grande glaciazione, e 12-13 mila anni fa, in quella zona che vi ho appena citato, il clima è diventato mite e c'è stato un cambiamento enorme nella flora e nella fauna. Ed è accaduto allora che alcuni pochi esempi, poche centinaia di Homo sapiens si sono trasferiti lì dall'Africa e hanno cominciato a insediarsi. Hanno inventato la pastorizia e l'agricoltura. I primi insediamenti erano di poche centinaia di persone. Nell'arco di meno di un millennio c'erano già le città-stato. Nelle città-stato vivevano migliaia di abitanti. E queste migliaia di abitanti dovevano mangiare e bere tutti i giorni. E allora nacque il linguaggio scritto. Il linguaggio scritto all'inizio
Oggi quel linguaggio si chiama proto-letterario perché non serviva a raccontare storie o a scrivere poesie, serviva a contare il numero di pecore, di buoi, di vasi d'orzo, di vasi di olio d'oliva ed erano conteggiati tutti i giorni. Conteggiati vuol dire che quella gente conosceva i numeri naturali e perlomeno le regole per la somma e la sottrazione. Dove li avevano imparati? Da nessuna parte, perché i primi libri di aritmetica vennero fatti 6.000 anni dopo. Quindi nell'ambito delle neuroscienze si comincia a parlare, da almeno 40 anni, di matematica embodied. La matematica, le forme elementari della matematica sono dentro alcuni circuiti cerebrali che abbiamo nel nostro cervello. Non solo noi, ma anche gli animali. L'esempio di cui vi parlo, e chiudo, è quello di un uccellino che si chiama la nocciolaia. La nocciolaia è un uccellino di queste dimensioni. Si nutre di semi vegetali. Il corpo della nocciolaia ha degli organi di senso esterni che sono in grado di prevedere l'arrivo dell'inverno e della neve. Allora la nocciolaia accumula dei semi per potersi nutrire nell'arco dell'inverno e sa, perché è intelligente e sa contare, sa che ha bisogno di 30.000 semi per passare l'inverno. E li deposita in nascondigli, dove ci sono 5 semi, non 10 o 2, 5. 6 per 5 fa 30. Questo vuol dire che nel cervello della nocciolaia c'è una mappa spaziale con 6.000 nascondigli. Ma soprattutto questo vuol dire che la nocciolaia, quando si nutre un mattino qui, il giorno dopo deve andare qui e deve conoscere la distanza e deve conoscere anche l'angolo. Si chiama mappa spaziale. In chiusura, quindi arriviamo a un messaggio che io gradirei fosse fatto proprio da una buona parte di voi. Ed è un messaggio che ci ha lasciato Galileo. Nel 38 Galileo è diventato cieco, completamente cieco. E detta lettere ad amici, lettere in cui dice: ma come vedete adesso Saturno, io che non lo posso più vedere, come vedete i satelliti di Giove, eccetera. Ma ce n'è una che detta ad un amico che sta a Venezia. E c'è questa frase: nelle mie tenebre, perché è cieco, nelle mie tenebre non posso dar quiete all'inquieto mio cervello. Ecco, io gradirei che una parte almeno di voi giovanissimi ereditaste questo. Non accontentatevi mai, non ci sono verità con la V maiuscola, c'è soltanto la curiosità umana di esplorare questo qualcosa che è attorno a noi attraverso la fisica, la chimica, la matematica, l'elettronica, la poesia, la pittura, la cultura in generale. Grazie.